ci gira intorno. No, senza leggere il pezzo. Va bene. Ok. Vabbè. Allora, comunque, prima la citazione del cappotto era relativa al fatto che quando muore Anna vuole indossare il cappotto, no? Quindi è proprio molto forte questa presenza attraverso questo oggetto. E qui, ecco, io citerei altri due oggetti molto forti, e sono uno il lettino e due il sigaro. Ora dico, insomma, voglio dire, queste due donne, non vi dico quali, così getto un po' di confusione. Una già non ha fatto, che ne sai, voglio dire. A un certo punto hanno una relazione, però... Proprio per il mistero che annida in ogni relazione, proprio perché ci stiamo, è vero, quella fotografia è un modello, è un lampito, però loro sono il nuovo, il futuro, perché ambientarla sul lettino e con il sigaro? Cioè, questa devo dire l'ho trovata un po' eccessiva, perché... Guarda, a me piace tanto quella cifra, diventa rossa da sola quando me la rileggo, dico, guarda che mi mette in mente il lettino e il sigaro, mamma mia che gli ho fatto combinare a queste due. In realtà io lo trovo un grandissimo sberleffo alla scienza dei padri, non la trovo un assumere strumenti maschili tradizionali, lo trovo proprio un gioco. Non è una questione, l'osservazione non è tanto sull'utilizzo di un oggetto in un rapporto, ma di quell'oggetto, cioè... Il sigaro di è Freud. Proprio un gioco, è un gioco un po' irriverente, un po' profanante, sì, è proprio una piccola profanazione, un gioco del fantasy, niente di più. Non so mica che si direbbe. No, diciamo che io avrei desiderato di più. Oh, Madonna. Sì, avrei desiderato di più, non un gioco, avrei desiderato una rappresentazione di un rapporto dove non ci fosse questo gioco, dove, questo gioco da bambine cattive, se vogliamo, mi sembra un restare un po' troppo ancorati a questa figura, mentre un amore che nasce è qualcosa che si lascia un po' alle spalle questo riferimento. Devo dire che poi, se proprio devo essere cattiva affonda il sigaro. Siccome tutte e due prima, parlando di questo sigaro, ne hanno messo in dubbio la consistenza, perché una delle due ha detto, ma sarà tutto fatto di foglie secche, non può essere usato in quel modo. Ah, il tecnico. Scusate, ci si pone anche questo genere di... Ho pensato e mi sono presa. Com'è che fai? Guarda, io ne ho fatto questa scena, ce n'era così, mi divertiva così tanto, ma ripeto, come una cosa molto giocosa e molto irriverente, che mi sono permessa di prendermi questo rischio e di mettermi di fronte a qualcuno e poi dirmi, ma non è che si è sbriciato. È il rischio che mi prendo, sputatemi addosso, poi quando l'avrete letta mi direte. Sono molto curiosa, perché per me è una scena chiave chiaramente del libro. Ed è nata, è proprio venuta fuori da sola, nel senso che non pratico sigari, cioè non mi era un'esperienza male. Voleva in qualche modo, in realtà, si impadronirsi e rompere con una tradizione molto pesante, per me era questo. Sì, però io capisco l'intenzione, però diciamo così c'è una presenza fortissima, quindi non rompe, no? Già questo gioco lo evoca tantissimo questa presenza, quindi ecco, capisco il motivo, lo capisco, diciamo poi io non ho una competenza psicoanalitica fortissima, però ogni volta che studiavo, perché comunque una laurea in filosofia comunque con delle competenze psicologiche e quindi degli esami di psicologia, io quando studiavo appunto quello che Freud definiva uno sviluppo sessuale normale, tra virgolette, si doveva arrivare a questa fase uretrofallica, no? Mi veniva proprio da chiamare, non ci arriva mai alla fase uretrofallica, le donne ci arrivano alla fase uretrofallica, è una sensazione che ti porti addosso un po' strana, allora in realtà il gioco è con questo. Sì, possiamo fare un gioco, allora, facciamo finta che non esistono due generi, ma esistono due sessi, due sessualità, che non corrispondono ai due generi.
anche un po' l'idea di Freud. Allora, da una parte c'è una sessualità che è quella fallica, diciamo così, non sigaro incluso, tutto quello che ha a che fare con una sessualità, potremmo dire così, finita, chiara, maneggevole, manipolabile, vivibile, diciamo così, no? E in questa sessualità ci stanno uomini e donne, uomini e donne, probabilmente tutti gli uomini e anche tutte le donne. E per esempio questa scena la potremmo mettere in questa categoria, quindi sì, è una scena tra due donne, ma in realtà parla di una sessualità fallica. E poi c'è un'altra sessualità, che non è quella fallica, e che in realtà per Freud è un po' un mistero. Lui per tutta la vita si è chiesto che cosa vuole una donna, che cos'è, che cosa vuole da un punto di vista del godimento, della soddisfazione. Diciamo che Freud non è riuscito a darsi una risposta, ma l'ha posta, e questo è molto importante. Poi dopo alcuni psicoanalisti hanno provato a riporre la questione e anche a dare delle risposte. Ma sicuramente c'è quest'altro versante, diciamo, della sessualità, dove ci sono molte donne, non tutte, e alcuni uomini. Per esempio, Lacan annoverava in questo versante della sessualità molti uomini mistici. San Giovanni della Croce è da questa parte qui, è il godimento estatico, per esempio, che non è un godimento fallico, e quindi, come dire, la partizione non si fa in uomo e donna, diciamo. Quindi in realtà da quel lato lì, da quel lato fallico, dico, paradossalmente la sessualità è sempre uomo, ma nel senso che dicevo prima, è sempre lo stesso, cioè non si ha rapporto con l'altro sesso, si ha rapporto sempre con lo stesso sesso. Sia che sia uomo o donna, è sempre, questo Freud lo diceva, è sempre sotto il segno del fallo, uomini e donne. Quindi è sempre omosessuale da quel lato lì. L'altro sesso, l'unico altro vero sesso, diciamo, è da quest'altra parte. E quello è un altro sesso, cioè è un'alterità, non, come dire, non facilmente maneggiabile, definibile, non racchiudibile appunto in quello che è, guarda caso, il godimento fallico. Quindi addirittura si scambia, vedete come si scambiano le questioni, quindi abbiamo che l'omosessualità in realtà è tutto quello che abbiamo pensato, uomo, nel senso, tutto quello che abbiamo pensato come maschile, fallico, eccetera, dove stanno anche tutte le donne, solo che le donne non stanno tutte le donne stanno anche da quel lato lì, ma non tutto del godimento femminile sta da quella parte lì, e quindi l'altro vero sesso è sempre la donna, diceva Lacan, la donna è nel senso in questa parte qua. Femminino. Quindi diciamo Giovanni della Croce è una donna, ecco, ma non perché è una questione di genere, di gioco. Infatti il femminino non si identifica col femminile. Ah, esatto, anche, sì, che è anche la questione anche. Il problema è il femminino, andare verso il femminino, che non è un problema uomo-donna. Sì, non è il problema del femminile. Sì, anche tutta la questione. Il problema dell'assenza, appunto, del godimento statico, che è basato sull'assenza. Sì, e dal punto di vista del godimento, Freud aveva molto chiaro, stava tutti sotto il fallo della parte, e poi c'è questa cosa che lui non sapeva, e ha continuato a chiedersi che cosa è, cosa può. Perché il vuoto e il pieno, ora, anche nella fisica contemporanea, è stato annullato, il senso della contrapposizione tra vuoto e pieno. Sì. Ecco perché Lacan è molto attuale. Corrado, hai voglia di dire altre due parole? Siamo scivolati in questioni calde sia dal punto di vista narrativo che di contenuti, quindi se ti va di... Sì. Come vi sono? No, sono molto carino e anche coerente, che a proposito di una prova si parli ovviamente di questo. No, io volevo aggiungere un'altra parola, che è fantasia.
perché per i miei studi, io ovviamente non sono psicanalista, di Anna Freud, se penso alla fantasia, penso ad Anna Freud, e tutti quanti i testi, diciamo, più interessanti del primo Novecento, in qualche modo riconducono al suo studio e soprattutto alla nascita della fantasia dei bambini. Si è sempre, abbiamo questo dubbio, il bambino nasce a un anno e mezzo e così via, quando nasce una struttura razionale, quando nasce il senso etico, quando nasce il senso della responsabilità, quando nasce il meccanismo, no, dell'automatismo, della causa e dell'effetto, della verità, della logica e così via. Si è sempre pensato, più o meno storicamente, che nasce in ritardo, prima c'è la fantasia. Prima c'è la fantasia perché non è ancora in grado di negoziare quello che è ancora in realtà. In realtà Anna Freud dice una cosa che secondo me è meravigliosa e straordinaria, per come l'ho detta io, per come so, per così pubblicamente la propongo, e cioè che tutto quanto avviene con la separazione dal grembo materno. È un momento di un lancinante, doloroso, irrisarcibile e irrecuperabile. Cioè nasciamo a 0 anni un giorno e così via, ci allontaniamo da quello che è stato il 9 mesi, quello che è insomma di gestazione, e a questo punto c'è il desiderio fortissimo di volersi, cioè di non volersi separare. Cioè questa cosa della separazione è larvatissimamente comunque un anticipo della consapevolezza della morte, per cui mi allontano, mi separo e poi la separazione sarà sempre più forte e così via. Per cui per Anna Freud il concetto di fantasia appare subito però come complice, cioè come negoziatrice, con un meccanismo di reciprocità e di dialettica continua con quella che è la ragione. Cioè è un corpo a corpo necessario tra fantasia e ragione, e quindi va avanti la ragione, va avanti la fantasia nel fermare la ragione. Più vince una, cioè se vince soltanto la fantasia, è un delirio, è una inattesa, è un'istanza eccessiva dal mondo. Se vince troppo la ragione, quello che è il senso di finitezza, di chiusura, di i perimetri assurdi che purtroppo non riusciamo a immaginare di poter superare, anche quelli in qualche modo ci avvinghiano. Ecco, questo ci tenevo perché a me piaceva molto Anna Freud, e poi tra l'altro mi sembrava estremamente bello che un romanzo parlasse di fantasia e di ragione, che fosse a metà tra il vero e l'inventato, no? Perché questa è la nostra esistenza, siamo anche una casa del cinema, quindi cioè, abbiamo bisogno anche di questi fantasmi, abbiamo bisogno dei simboli, il cappotto, il sigaro, abbiamo bisogno anche di dilegare che poi il sigaro sia compatto e sodo e che invece al contrario sia fragile e chissà, no, che magari nella sua fragilità è altro ancora, che fortunatamente non abbiamo ancora risolto. No, stavo pensando invece, sentendovi parlare, qui concludo, se anche il desiderio sessuale in qualche modo è fortunatamente inesplorato e così tanto libero che si possa declinare in tutte le sue varie maniere, laddove anche le categorie, poi veramente lo dico con, cioè, in maniera più marginale e periferica, anche le categorie, no, della piena mascolinità o della femminilità o di altre dimensioni, in qualche modo non siano delle necessità nostre, no, di chiudere un perimetro, di oggettivare le cose a fronte di una, cioè, di una prospettiva che è affascinantemente inesplorabile, insomma, che non è oggettivabile. Grazie, questa è la mia domanda, Andrei. Rilasciandoci a questo tema della fantasia, c'è un'altra chiave, a mio parere, veramente bella e delicata, a differenza del versante sigaro, il lettino che fa arrossire anche l'autrice, che è invece quella dello stupore. Perché Sara, la badante di Anna, questa giovane che viene dalla campagna irlandese con questa storia molto violenta ma necessariamente dimenticata, da dimenticare, ha un grande stupore quando entra in casa e nello studio di Anna.